Piero Scaruffi è uno scrittore che da anni vive nella Silicon Valley. Lo abbiamo incontrato all'Università di Stanford. Quella è la Hoover Tower. Il nome Hoover è quello del presidente. Fu uno dei primi studenti di Stanford a diventare anche una figura politica. Arrivato negli Stati Uniti come informatico dell'Olivetti, Piero è un punto di riferimento per le migliaia di persone che seguono il suo sito web. Sono arrivato qua quando c'era la rivoluzione dei personal computer. Poi negli anni 90 è stata la rivoluzione della dot-com, l'internet, e adesso non so come la vuoi chiamare, Google, Facebook. A un certo punto un amico mi disse: perché non scrivi un libro sulla Silicon Valley? Lui sa che ho scritto libri dalla musica alla scienza cognitiva. Secondo me non aveva molto senso scrivere un libro sulla storia della Silicon Valley, perché qua a nessuno interessa il passato, interessa solo il futuro. Però in realtà a livello personale mi sono reso conto che era curioso il fatto che questo posto nel 2015 è diventato il posto di Apple, che è numero uno al mondo, di Google, che è numero uno nel suo campo, di Facebook, che è numero uno nel suo campo. Palm Drive continua, diventa University Avenue a Palo Alto, che ai tempi era una cittadina universitaria, oggi è più famosa per il posto dove sono state fondate Google e PayPal, dove si trasferì Facebook quando venne da Harvard. Se vai indietro e torni al 1960, c'era pochissimo. Stanford, quando venne fondata, non riusciva ad attirare professori di grido, perché questo era il Far West. Oggi Stanford sicuramente 10 volte più grande, ma direi quasi 100 volte più grande. Com'è possibile che nel giro di 50 anni questa zona è passata da essere una delle meno sviluppate in tecnologia e scienza a diventare il posto dove ci sono tutte queste aziende che dominano il mondo adesso? È qui dove stavano i primi che fondarono la tecnologia di questa zona. C'era Fred Terman, era il professore più importante ed è quello che incoraggiò Hewlett e Packard a lasciare Stanford e a fondare la Hewlett Packard, che alcuni considerano la prima startup. Qui ci sono tanti miti. Uno dei miti è quello che Stanford ha originato tutto. In realtà, se studi la storia, Stanford è cresciuta con la Silicon Valley, ma non era così grossa. Ci sono tante cose che qua sono diverse. Pensa al fatto che io in questo momento sono vestito bene. Cioè, per andare a un meeting con persone importanti mi vesto così. Beh, in Europa mi ricordo che se non ti mettevi giacca e cravatta a un meeting importante non ti lasciavano entrare. C'è la cultura del fallimento. Se tu fallisci qua non è niente di male, anzi molti venture capitalist amano parlare con gente che è fallita, perché se sei fallito vuol dire che hai provato a fare qualcosa di insolito, ci hai messo il cuore, quello che è, non è andata bene, vabbè, ma poteva andare bene. Purtroppo spesso le rivoluzioni tecnologiche e scientifiche hanno a che vedere con la guerra. La seconda guerra mondiale, il Giappone attacca gli Stati Uniti. Dove metti la tecnologia più importante che hai? In California, sulla West Coast, no? È una storia che pochi raccontano, però la verità è che tu hai questa sinergia paradossale fra il mondo militare e il mondo degli artisti pazzi. L'internet venne fondata da DARPA, dal Ministero della Difesa. Per cosa? Per combattere la guerra fredda. Quando internet arriva nella Silicon Valley diventa cosa? Social media. Viene usata invece per entertainment a volte.